32esima edizione del torneo di Polpenazze, questa sera è serata particolare con la disputa fra le vecchie glorie del torneo di Polpenazze e una rappresentanza della provincia di Brescia. Un evento, anche perché questi giocatori insomma, sono un po' attardati con l'età, ma comunque è grande spettacolo, il pubblico è quello di sempre, vediamo il gioco, vediamo e sentiamo le interviste che abbiamo fatto durante la serata. Para solo stasera Pasquali. Porco cane. Diceva? No, stasera sta parando tutto Pasquali, mi ha negato un gol che era bellissimo. Avete conosciuto Fabio Mandelli, assessore allo sport della provincia di Brescia, con Aristide Pelle, assessore alla pubblica istruzione della provincia. Questa sera la provincia sfida gli atleti o viceversa gli atleti sfidano la provincia. Voi due assessori dovete portare alto il nome della provincia. No, il problema è che noi non siamo atleti e questo è il problema reale. No, siamo qui a divertirci e dobbiamo veramente ringraziare l'organizzazione di Polpenazze, uno dei tornei più importanti della provincia, sono addirittura il più importante. Dobbiamo ringraziarli per la bellissima serata e una bellissima cornice di pubblico anche. Anche facendo sport si fa istruzione, assessore? Beh, sicuramente, perché i giovani ovviamente sono quelli che più sono vicini allo sport, ma questo non vuol dire che siano solo i giovani, anche i meno giovani come noi, alcuni di noi ci riteniamo ancora giovani e siamo qua a correre sul campo, e in un campo, come diceva il mio collega Mandelli, l'amico Fabio, che sicuramente uno dei tornei migliori della provincia di Brescia, lo sta dimostrando il pubblico come tutti gli anni, ormai tante sono le edizioni, sono passate 30 edizioni e credo che sia importante insomma essere qua a condividere, a divertirci con loro. Assessore, il comandante dei Carabinieri prima diceva che si vede che ci sono degli atleti, ma molto molto attempati. Ma da quando a settembre questo colonnello dei Carabinieri, che è una persona meravigliosa, è venuto a Brescia, l'abbiamo sempre coinvolto nelle partite di calcio. È un altro grande appassionato come me, come Aristide, del pallone, e quando è possibile infiliamo subito i calzoncini e proviamo ancora a mettere le scarpe coi tacchetti. Con l'assessore Mandelli ci vedremo sabato alla finalissima di questo torneo, sarà il personaggio che darà credo il calcio d'avvio dell'ultima partita, primo secondo posto, con i fuochi e grande divertimento. Assolutamente grande divertimento e, come diciamo prima, grandissimo torneo, complimenti ancora agli organizzatori. Gradito ospite di questa 32esima edizione del torneo notturno di Polpenazze, Gigi Maifredi, in doppia veste stasera come ospite, come amico del torneo e come allenatore di questi giocatori, questi allievi. No, secondo allenatore, perché allenatore ci dà, per cui non posso rubare il posto a un collega. No, secondo allenatore. Di quale squadra però? Di tutte e due. Ah, di tutte e due, secondo. Di, due. Di qua di Bertanza e di là. Stiamo parlando della squadra della provincia, dell'ente ormai provincia. Ho abbandonato la carriera e... Ti sei dedicato a questi giovani? Solo il secondo faccio. Ecco Gigi, questo torneo tu lo conosci da tanto tempo, vieni tutti gli anni. Come lo vedi ancora? Beh, basta vedere la gente che partecipa a questo torneo, credo che sia il migliore in assoluto, ma non solo della provincia di Brescia. Io non ho notizie di tornei di questo genere. Credo che loro qua, inteso come quelli che hanno programmato questo torneo, abbiano fatto bingo. Una battuta sulla nazionale? Io non vorrei dire l'avevo detto, però quando mi era stato detto dove poteva andare questa nazionale, io dissi, so che qualcuno non era d'accordo, che non avrebbe passato il primo turno. Sono stato purtroppo profeta di una sventura. Prossimo campionato? Prossimo campionato per noi del Brescia è certamente un campionato difficile, perché rientriamo in una categoria, la massima categoria, in una certa maniera, e vorremmo onorarla, però sappiamo che il calcio, soprattutto oggi in Serie A, è un calcio di grande difficoltà e speriamo di essere bravi a progettare una squadra che possa stare in questo calcio. Pronostico di questa partita, Brescia, ente Brescia e vecchie glorie del torneo Polpenazze? Mi sembra più forte la squadra degli ex del Lumezzane, però non sono uno che ha mai fatto 13, per cui potrei anche sbagliarmi. Fra i vari atleti questa sera in campo a Polpenazze anche Marco Turchi, che è il comandante provinciale dei Carabinieri. Ecco, una volta tanto smettiamo una divisa, ne mettiamo un'altra. Sì, innanzitutto grazie per l'atleta, ma qua penso che pagherò un'adeguata mazzetta per aver avuto questa definizione. Comunque è bello e importante potersi dedicare anche a un'attività ricreativa che serve a ricaricare le pile per poi
far meglio nel proprio lavoro. È importante che ci sia tanta gente, è bello vedere tanta gente, l'impianto è molto bello. Lei che è abituato a vedere la gente come vede invece i suoi colleghi atleti o giocatori? C'è qualcuno che si vede che ha un passato da atleta, molto passato però. E altri? E altri sono ancora in forma, si mantengono. Martino Schinetti, detto Schino, uno dei protagonisti di questa serata, facciamo dire a lui il risultato di questa sfida fra la provincia e le vecchie glorie del torneo di Polpenazzi. 3-2 per le vecchie glorie del Lume. È stata una partita tranquilla, all'insegna del divertimento. Devo dire che effettivamente ritrovare i compagni di squadra dei vecchi tempi è stata una grande soddisfazione. Poi il pubblico delle grandi occasioni, come al solito. Cioè, sono reduce ormai da 28 anni di Polpenazzi e quindi calcare ancora l'erba di questo campo qua fa sempre piacere. L'hai già detto tu, sei stato uno dei protagonisti di questo torneo, 28 anni di attivi, di giocatore, di atleta su questo terreno, stasera così ti sei divertito? Molto, molto, ripeto, poi ritrovare i vecchi amici è sempre un piacere.